Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questa nuova parte di Crash Bandicoot Ancient Trilogy. Prima di fare il boss finale volevo salutare Gabriele Arru, Cristiano Oliveto e Danielito, anzi Tagliaerba, che ha l'immagine di un tagliaerba, quindi è una persona molto simpatica. Maledetto Crash Bandicoot! Ah, mi sono stato in silenzio per farvi sentire la frase di Cortex, finalmente doppiata in italiano, e quindi non sentiremo più quel darn Crash Bandicoot. Vabbè, lo sentiremo se giocheremo all'originale. Ok, attenzione. Allora, le sferette viola ci vengono direttamente addosso. Quelle verdi sono le sfere che dobbiamo colpire per danneggiare Cortex, e quelle blu vanno prima ai lati dello schermo e poi verso di noi. Ok, questa è la parte più difficile. Quando gli togliete due tacchette di vita inizia a fare cose troppo strane per i miei gusti. Ok, comunque la colonna sonora rifatta è stupenda. Una cosa che mi dispiace, non hanno fatto vedere come mai il castello in fiamme. Cioè, ce lo dobbiamo immaginare? Vabbè, invece prima ci avevano mostrato comunque come mai il castello era al buio. Ok, qui uno. Adesso questa è la raffica di sfere viola. E due, ok, adesso l'ultimo colpo che semplicemente una piccola sferetta verde, magari ci muoio. Oh, perfetto, ultimo boss completato, adesso pensiamo a quello che dobbiamo fare dopo il filmato. Ok, ve l'ho detto, i titoli di coda no, perché sono gli stessi per tutti e tre i giochi, quindi li vedremo magari alla fine. Ve lo dico, questo non è il primo tentativo di registrazione per questo video, perché le altre volte perdevo come un cretino contro Cortex e la cosa non mi andava giù. Vedete qui, ho cancellato questo salvataggio perché questo era quello in cui avevo preso la gemma e la reliquia di Stormy Ascent per conto mio. Adesso non serve più. Allora, ho deciso infine di fare le reliquie. Magari ad alcuni di voi non piacerà questa scelta, però penso che sia in linea con ciò che ho fatto finora sul mio canale. E io sono scemo perché dovevo andarmi a rivedere un po' i video delle varie reliquie. Adesso mi sa che avrò molte difficoltà. Iniziamo con Ancient Beach, che nonostante sia la prima è ironicamente una delle più difficili. Per ogni reliquia vi farò vedere il tempo della platino e di conseguenza anche quello migliore al mondo. Chi è che mi ha superato? Crash Daxter, maledetto. Vabbè, questo è il mio tempo, vedete, 25.09, la platino è 25.76. Più di questo non credo di riuscire a fare. E come vi ho detto, le reliquie le farò con Coco. Facciamo, guardate com'è pucciosa sta scena. Oppure fatemi sapere se preferite che io le reliquie le faccia alternativamente con Coco e con Crash, eh? C'è anche questa possibilità. Vediamo se mi ricordo più o meno cosa fare della mia vita. No, mai. Iniziamo bene. Quella cassa la dovrei rompere senza saltare. Sì, certo, dicevo, senza saltare su quella cassa, così risparmio un po' di tempo. Ok, sì, tempo più che oh, lì c'è finto Crash, guardate. L'ho aggiunto anche nei primi due. Perché ho fatto sta cosa? Uffa, devo capire bene come fare la parte all'inizio. Ragazzi, purtroppo con le reliquie è così, ma per fortuna credo che comunque sia questa una delle più difficili, quindi dopo non... Oh, finalmente. Ora lei magari si levi davanti, perché devo fare cose un po' particolari, che sarebbero queste. Ok, lì c'è Crash che balla. Finto Crash, scusate. Oh, magari su questa qua adesso non ci saltiamo sopra. Che poi non ci ho saltato sopra. Perché ha fatto quell'animazione? È al di fuori della mia comprensione. Ok, oddio, cioè non è che stiamo messi chissà quanto meglio rispetto a prima. Poi c'è il problema che ste casse, mamma mia, come compaiono lente. Ok, eh no. Oh, ma come cavolo devo farla? Mi avete suggerito di fare non so chi? Vabbè, in realtà un po' tutti mi avete suggerito di
fare le reliquie senza il commento, quindi registrare finché non riesco a prenderle e poi commentarci sopra. E se vedo che ogni reliquia finisce così, mi sa che è la scelta giusta, perché senza scherzare, queste sono veramente difficili, non come poteva essere quella di Crash 3. Qui ho fatto lo schifo più totale, cioè non potevo fare peggio. Maledetti granchi, andate via. Ok, c'è qualcuno che sentendo questa frase riderà parecchio, ma penso che sappiate anche voi di chi sto parlando. Vabbè, proviamo a farcela, dai. Ok, nel primo non ci danno le scarpe veloci per fare la reliquia, cosa che invece faranno nel secondo. Ma com'è 21,85? Ma volete capire cos'è che sbaglio? 25,3. Oh, ma che cavolo, come devo farla? Pure ragazzi, potrei anche fare che vi faccio vedere soltanto il tentativo pone, gli altri li taglio. Il problema è che poi mi esce un file video lunghissimo. Ok, vediamo se adesso sono riuscito a fare qualcosa di buono nella mia vita. No, dico per caso, eh. Ecco, già un 20,45 qua ci sta benissimo. Cioè, benissimo. Cioè, si può fare molto di meglio. Ok, vediamo. Salta qui su. No! 26, ma che palle. No, ripeto. Leviamo proprio tutto dalla vita. Che cavolo. Va bene, intanto scrivo il mio nome, sennò qua pare brutto. Che cavolo devo fare con le reliquie d'oro io? Oh, sarà una lunga serie di video. Io vorrei capire come ho fatto nella mia vita a fare 25, che non è chissà che cosa, ma è comunque ti assicura la platino con qualche infarto in meno, direi. Ma perché prima a volte la colpisce, a volte no? Ma tengo premuto X, che devo fare? Lo devo sfondare sto tasto. Madonna, ma io mi ero scordato di com'era fare le reliquie nei video. Che rottura di palle. Però a sto punto è meglio che me ne tolgo davanti adesso, piuttosto che farle tutte in una volta alla fine. Ecco, vedete perché era improponibile quella cosa. Sì, come no? Ma che posso farci io se ste cavolo di casse compaiono con la stessa velocità di un bratico? Ma che cavolo di schifo è? Ok, adesso inizio a insultare il gioco perché mi sento scarso, giustamente. Sì, ma fai schifo, fai. E che cavolo, 85. 9 centesimi di secondo. Ma come si fa? Sì, poi è bello che la logica di sto gioco io sinceramente non la capisco. Se io premo riavvia verso la fine del livello, mi fa ripartire subito. Però se lo faccio dopo aver toccato il portale, mi fa ricaricare tutto il livello. Vabbè, chi sono io per giudicare? Ok, vediamo se riesco. Devo migliorare assolutamente sta parte qua, perché ecco qua, piccoli salti. Invece lei mi salta 3 metri. Dai, però basta andare 9 centesimi più veloci di prima. Non sto chiedendo troppo. Mamma mia. Oh, 19,92, buono. Cioè, cos'è che ho fatto meglio rispetto a prima? Io non me ne sono accorto, se devo essere sincero. Ste casse, che cavolo di schifo che fanno, che compaiono. Oh, mamma mia, presa anche pelo pelo, ma chi se ne frega. L'importante è che ce l'abbiamo fatta, almeno con la prima. Beh, qua verrà un file video proprio grandissimo. Ho 10 anni per prendere la prima reliquia di platino. Mi voglio capire come ho fatto io a fare 25,05, che vabbè. Vediamo qui invece questo 39. Oddio, non è poi così distante dal tempo della riga. Guardate quanta gente che mi ha superato. Ma faccio proprio schifo nella vita. Gabriele Arro, che ti ho pure salutato, non ti saluto più. 46,89. Ma a noi interessa soltanto prendere la platino. Allora, cosa vogliamo fare della nostra vita? Prima di tutto, questa TNT magari la togliamo. Cioè, facciamo le cose fatte per bene per una volta. Già mi sono scordato il tempo. Com'era? Ah, 46,89. Dai, però, Jungle Rollers, che non esiste sto livello. Per favore, non facciamo cavolate. Ecco, già che faccio le cose così mi sta bene. Piante, levatevi dalle palle. E se non sbaglio, la si prende l'invincibilità. Ragazzi, in ogni livello, ogni reliquia che fate, se prendete l'invincibilità, è meglio perché vi assicura un buon tempo. Almeno penso, eh. Quindi prendiamo anche questa. Qui, guardate. Qua potevo farla meglio sta cosa. Vabbè. Cioè, loro ci mettono due casse da una all'estremità di quel
Gruppo di però levatevi dalle palle, scusatemi, guardate che infamoni ce la mettono proprio in mezzo. Io la prendo perché sono bello. Ma com'era? 46 e io sto a 41. Vabbè, dovrebbe essere finito il livello, giusto? Non è che faccio un'altra schifezza come prima. Ok, qua sono 3 secondi. Stavo cadendo. No, vabbè, è finito. Andiamo con quanto la prendo. 45, vabbè. Schifo assoluto, ma almeno abbiamo la platino. Ok, andiamo avanti. Ma questo almeno al primo tentativo. Ma già lo sapevo. Oh, questo sì che mi preoccupa. Qua ci sarà da ridere. Ok. Vabbè, la parte più difficile di questo livello è quella con la gemma, che comunque noi non affrontiamo. Chi è questo cavolo? Vabbè. Questo è... se non dico cavolate. Ok, vabbè. Che bella persona io che rivelo i nomi e i cognomi della gente. Vabbè. Scusate, non ci posso fare nulla. 48 e 07. Allora, vediamo un po' prima se queste casse diventano qualcosa. No, diventano lo schifo. Me lo ricordo la prima volta che ho fatto la reliquia di sto livello. 3 ore per fare i salti fatti bene qui sopra. Ok. Dovrei più o meno avere in mente come farli velocemente, credo. Ok. È già qualcosa che mi ricordo, il che è un bene. Mi pare che qui già avevo tipo il joypad rotto. Forse era dopo. Qui non so mai come fare a salire sopra con la cassa, però vabbè. Non so se mi abbia fatto guadagnare qualcosa, ma penso proprio di no. Ma io sono un idiota, basta che vedo ogni volta che arrivo in un punto quanti secondi... ce l'ho fatta e però sono caduto. Ok, addirittura 3.43, prima 4.30. Direi che sono andato decisamente meglio adesso, ok. La tartaruga che viene adesso sopra la maschera. Anzi, no, non è la maschera. No, ma perché? Ma quando uno è deficiente proprio dentro, nell'anima, qui è molto importante cercare di distruggere le coppie di nemici con una sola giravolta, quindi mandandogli addosso il nemico che si trova più vicino a noi. Qui davvero non mi ricordo com'era il modo migliore per fare ste salite. Allora tu... vabbè però, che cavolo! Qua 3.10, ok, migliorato ancora, ma non mi interessa. Voglio arrivare alla fine del livello, per favore. Ok, mi stavo facendo anche schiacciare dalla cassa di metallo, tra parentesi. Ok. So che il buon Laioso probabilmente starà vedendo questi video, si starà mettendo le mani dei capelli per come faccio schifo, però io l'ho detto, per me è già tanto prendere le reliquie di platino. Non dico male la parola reliquie. Vabbè. No, non iniziamo a fare queste cose. Io invece la parabola discendente. Cioè, dopo un certo numero di tentativi inizio a fare schifo invece di migliorare, no? 4 e 7, che sta schifezza. La sta tartaruga, che intenzioni ha di fare? Cioè, guardate, vabbè, ci devo saltare per forza, no? Ok, attenzione. No, me l'ero scordato questo. Vabbè. Penso di poterla prendere. Ma dai! Pensavo di saltarci sopra, dicevo, penso di poterla prendere lo stesso la platino, ma tanto sono morto, quindi che cavolo penso? Vediamo, 3.20, molto bene. Almeno per quello che ho fatto finora. Stavo cadendo giù. Ok. Perché non mi concentro, porca di quella? Aspetta, dov'è che ero morto prima? Ah, saltando su quella cassa da... idiota. O meglio, non saltando su quella... ce l'ho fatta! Ok. Questo tempo, per favore... guardate però! Mamma mia, ho troppa paura di sta tartaruga. Mi sono fermato. Ci sta. Quando è che c'è quell'idiota con... che ti spinge? Eccolo, adesso. Vattene a quel paese. Adesso c'è la cassa famigerata. Ok. Non sto parlando tanto perché qui c'è da stare concentrati. 48, dov'è il fine livello? No, dovrebbe essere vicino. Ho perso tutte le maschere. Oddio. Com'è che non ce l'ho fatta? Mi sono fermato come un demente più e più volte.
Quindi pure questa è una reliquia difficile allora, eh. A dirmelo prima. 303 addirittura. Mamma mia, se penso quando dovrò fare i livelli tipo Native Fortress, ma anche quelli della terza isola, mi viene la pelle d'oca, non voglio pensarci. Però ce la farò perché io credo in me stesso. Ma peccato, mi preoccupa la grandezza di questo video come file, però vabbè. Ovviamente parlo del video che poi dovrò tagliare, eh. Questo qui alla fine durerà sempre. Dove ho saltato? Non lo so. Su nulla. Cioè io teoricamente vorrei provare a saltarci subito su quella tartaruga. Cioè al volo. Come voglio saltarci. Dico saltando dall'altra piattaforma. Però ho troppa paura di morire, di non riuscirci. Vai via tu. Qua è dove prima ho iniziato a fare schifo. Quindi magari saltiamo un po'. Cioè mi bastava andare oltre quel primo palo appuntito. E ce l'abbiamo fatta. Ok. Il mio cronometro dice 21, ma siccome vi sto tagliando molto, non me ne frega. Voglio fare giusto un'altra, dai. The Boulders, che non dovrebbe essere troppo difficile. Ok. Vediamo se questa qui riusciamo a fare qualcosa di meglio. Ma una cosa che mi ricordavo, tutti i primi tempi, quasi tutti uguali, 46, 47, 48. C'è sempre uno che mi supera, ma come vi permettete? Vabbè, poi di 4 decimi. Allora, 47, 48 per la platino. Cioè, comunque, notate quanto fanno schifo i tempi che sto facendo adesso rispetto comunque ai miei record. Cioè, voglio dire, doverle rifare dopo tanto tempo, proprio io mi dimentico assolutamente. Però questa qui dobbiamo soltanto correre in avanti, rompere casse tempo. Non dovrebbe essere troppo difficile. Ok, ma era 47 e qualcosa. Già mi sono dimenticato. Noi prendiamola con 46 per sicurezza. Che cosa, guardate che cose. Ecco, tipo sta parte qui l'ho fatta malissimo. Dovevo saltare subito su quella lì sopra, però non ce l'ho fatta e vabbè. Di questo livello mi ricordo che quando la musica sta per arrivare alla fine, se lo si fa senza morire, il livello finisce teoricamente. E infatti siamo a 36 qua. Oh, il livello quando vuole finire? 7 secondi mancano. Dai, questa dovrebbe essere l'ultima serie di salti. No. Questa, 45, 6. Ecco il cavolo, no, non me la rischio. Oh no, ci è saltato per lo stesso. Come no? Vabbè, adesso aspettiamo altri 3 anni per uscire a rientrare da sto punto. Che vogliamo fare? Vogliamo prendere la sta reliquia o no? Certo, se io mi metto a farmi bloccare dalle casse è un po' complicato. Ok. Mi devo ricordare di quella cassa da 3 che si trova dopo. Cioè, però non so quanto dopo, perché non mi ricordo il livello. Ok. Beh, non è poi così tanto lungo, eh. Quindi mi sa dopo questo masso. Ok, perfetto. Eccola qua. Oh, molto bene. Non potevo farla prima sta cosa, l'avrei presa la reliquia. Ovviamente no. E direi che adesso il più è fatto. Dobbiamo soltanto cercare di non morire. Magari prendere le casse. Non vorrei dire cavolate, ma tanto se ce le rompe il masso ci contano lo stesso. Almeno nel secondo e nel terzo, nei livelli di inseguimento, era così. Quindi non vedo perché qui dovrebbe essere diversa come cosa. Comunque ce l'ho fatta anche a saltarci al volo. E vabbè, l'abbiamo presa. Mi sa che questa è l'ultima reliquia dei video, sennò qua sto file esplode. Praticamente. Sì, salva, fai tutte le tue belle cose, muoviamoci. Ok, no, a questo punto li faccio nel prossimo video. Allora, vi prometto che quando farò il prossimo video me le riguarderò le reliquie, perché altrimenti ci metto ogni volta 30 anni. Quindi spero che questo video vi sia piaciuto. Da Junkie98 è tutto. Ciao ciao.